Di solito noi vecchiacci mettevamo anche in auto, no, l'equalizzazione che era un po' così, ecco, un po' più di bassi e molto figo, almeno a me piace molto. Ciao a tutti da Davide. Allora, gli equalizzatori hanno ancora senso? Secondo me sì, anche perché esistono molti amplificatori che non hanno la regolazione dei toni e noi, diciamo, vecchiaci, vintage e via discorrendo, ci piace smanettare. Gli equalizzatori ce ne sono essenzialmente di due tipi, quelli che vedete qua, o meglio, diciamo tre. Grafici, no? Questo per esempio è un 12 bande che va a selezionare, a diciamo affettare tutte le bande, no? Dal basso al medio all'alto, e lo possiamo andare a regolare a nostro piacimento. Oppure questo qua per esempio, che è di un altro tipo, che ha 7 bande e addirittura ha anche l'analizzatore di spettro, quindi possiamo andare a vedere quando interveniamo anche a livello visivo. Oppure c'è un altro tipo di equalizzatore che viene chiamato parametrico, ok? Parametrico è un po' diverso, noi andiamo a selezionare la banda che vogliamo intervenire, vedete frequenza, andiamo a selezionare la diciamo bandwidth, che sarebbe la grandezza, diciamo, dell'intervento, se è molto stretto a poche frequenze oppure più largo, e andiamo a selezionare il livello, vedete? Ecco, quindi questo è un po' più preciso, diciamo, è un po' più high-end e va a intervenire in determinate situazioni. Vi faccio vedere un po' l'uso, va bene? Questo qua avete capito che è molto molto semplice, perché andiamo a regolare le frequenze, vedete, questo per esempio è stato regolato per uno che ha mancanza di medi e ha dato su tutte le frequenze medie, o se no, di solito noi vecchiacci mettevamo anche in auto, no, l'equalizzazione che era un po' così, ecco, un po' più di bassi, i medi un pochino arretrati e gli alti da sentire zzz, da belli, diciamo. Andiamo a vedere invece questo che ha l'analizzatore di spettro, come funziona. Addirittura ha le memorie, quindi possiamo mettere in memoria alcune bande, no? Alcune equalizzazioni. Ecco, allora vi vado a far vedere. Ecco, questa è un'equalizzazione abbastanza piatta con solo l'alto, diciamo, tirato su. Oppure questa che è un'equalizzazione che aumenta le frequenze medie. Noi possiamo andare a regolare come ci pare e poi dopo mettercele in memoria. Sentite la differenza, per esempio, tra l'1 e 2. Alzo un attimo il volume. Ecco, sentite che grande differenza che c'è. E anche visivamente riusciamo ad andare a vedere le nostre frequenze. È molto figo, almeno a me, che sono un vecchiaccio, piace molto. Ecco, questa è una breve, diciamo, parentesi sugli equalizzatori. Spero vi sia piaciuta. Un saluto da Davide, Matteo e Filippo di Audio Costruzioni.